L'Europa è diventata l'epicentro dell'epidemia di coronavirus. Da mezzogiorno le frontiere sono chiuse, chiusa Lourdes, nuove misure in diversi paesi europei importanti dopo l'Italia. Allora andiamo subito in Francia, dove c'è Anaïs Ginori. Anaïs, dacci subito la situazione, i vostri numeri, contagi, decessi e le misure annunciate di fresco, che cosa prevedono e come sono accolte dai francesi. Sì, dopo che ieri sera Emmanuel Macron ha parlato ai francesi, è stato decretato da oggi a mezzogiorno, quindi da poche ore, il confinamento dei francesi. Il presidente Macron, in realtà, per la verità, ieri nel suo discorso non ha mai pronunciato questa parola confinamento, ma ha detto: vi chiedo di restare a casa, dobbiamo fermare l'epidemia e rallentare la pressione, sugli ospedali. Quindi il confinamento è iniziato a mezzogiorno, la Francia si ferma, ormai inizia quella che il presidente Macron ha chiamato una vita a rallentatore, cioè tutti i francesi devono stare a casa, possono uscire solo per motivi professionali, laddove non è previsto il telelavoro, per motivi medici e per ragioni familiari importanti e anche per fare la spesa. In realtà c'è un piccolo modulo anche qui da scaricare che vedete anch'io ho scaricato. E dove ci sono cinque ragioni, cinque caselle che danno la possibilità di circolare, fa un po' discutere rispetto al modello italiano, che qui sembra che ci sia, sono ancora poche ore, ma almeno sulla carta ci sono un po' più di ragioni per uscire. In particolare, l'ultima casella prevede gli spostamenti per attività fisica individuale, non sport collettivi, è quel famoso footing di cui anche in Italia E si è anche in parlato. Qui Italia un nodo. esatto, però qui lo mettono proprio tra i motivi per cui si può uscire, si può proprio mettere nel modulo. Vediamo, insomma, sicuramente la decisione è forte, anche perché ricordiamoci, ne avevamo parlato anche fino a qualche giorno fa. La Francia per molto tempo, insomma molti giorni, che in questa fase sembra un tempo lungo, ha negato di voler seguire il modello italiano. Ricordiamoci per esempio Macron fino a 10 giorni fa, quando l'Italia stava già per passare completamente in quarantena, andava a teatro con la moglie dicendo non dovete avere paura, uscite, eccetera. Gli stessi francesi hanno continuato a fare una vita abbastanza sociale, fino a domenica addirittura c'erano i parchi pieni di famiglie e di persone nei locali finché non li hanno chiusi. Insomma, c'è stata una specie tra incoscienza e rifiuto di vedere la realtà che adesso bruscamente non c'è più e c'è questo risveglio. I dati, mi chiedevi Giulia, i dati sono diciamo sempre con un ritardo di una settimana rispetto all'Italia. Qui ci sono, il bollettino di ieri parlava di 6.700 casi di contagi e 148 morti, cioè i morti, le vittime sono, se prendiamo il trend italiano, in questo momento la mortalità sembrerebbe meno alta di quella che c'è stata in Italia. Ovviamente è tutto da verificare. Però in questo momento la situazione è questa. Quello che ovviamente ha provocato queste misure restrittive, questa stretta che ha fatto Macron e il governo, in realtà è lo stesso motivo per cui è successo in Italia, cioè il fatto che in alcune regioni, in particolare nell'Alsazia, c'è un collasso del sistema sanitario, cioè ci sono gli ospedali che sono ormai in via di saturazione, non ci sono più posti letto in rianimazione o comunque pochissimi. Qua parliamo proprio della regione intorno a Mulhouse, dove c'è stato uno dei primi focolai di coronavirus, e lì appunto ci sono quelle testimonianze che noi A abbiamo Codogno, la sentito. nostra Codogno. È un po' la nostra Codogno, è un po' la Lombardia di Francia. Ed è lì la situazione più preoccupante, ed è quella che ha provocato questa, diciamo, presa di Stretta. coscienza del governo e del paese. Ecco, invece da Berlino c'è Tonia Mastrobuoni, dove Tonia, correggimi, il tiro è stato cambiato da medio ad alto, adesso viene definito il rischio dai tedeschi, ma io ancora non ho capito con chiarezza i dati di contagiati, decessi e il livello di allerta del paese. Con le Allora, nella misure, prossima anche con le Germania, misure che hai volete ragione tu, prendere. c'è una grande confusione, anzitutto sui dati, oserei dire, e poi il sistema federale impone come dire, delle decisioni che vengono prese poi in maniera graduale. Cioè, per esempio, ieri il gabinetto di crisi
del governo ha deciso insieme ai Land delle misure restrittive che riguardano anzitutto, che non sono assolutamente severe come le nostre. Anais diceva appunto poco fa che la Germania è una settimana dietro la Francia è una settimana dietro all'Italia, la stessa cosa vale per la Germania. Qui il numero degli infetti è oltre 6.000, il numero dei morti 20, e adesso spiegherò anche che c'è un dibattito anche su questo. Però dunque il primo problema è politico, nel senso che ieri appunto la Germania ha deciso di chiudere bar, locali, discoteche, palestre, eccetera, eccetera, però poi sarà demandato ai Land decidere come e quando. E adesso uno dopo l'altro i Land stanno annunciando che chiudono più o meno subito. Quindi queste sono le misure sono la chiusura sostanzialmente dei negozi, non c'è ancora una misura una decisione che riguardi appunto l'isolamento forzato come in Italia. Le scuole? Le scuole sono chiuse, questo l'avevamo detto anche l'altra settimana. Sì, Questa è una sì. decisione presa abbastanza relativamente velocemente, insomma, così come sono ovviamente proibite le partite di prima e seconda liga calcistica, tutte le manifestazioni sportive, addirittura i parchi giochi. E ieri Merkel ha spiegato perché, perché ha detto è inutile chiudere gli asili se poi mezz'ora dopo i bambini sono tutti insieme al parco e giocano. Come in Quindi anche i Italia. parchi. Esatto, i parchi giochi sono stati chiusi. Devo dire che qui a Berlino la situazione è ancora abbastanza rilassata, purtroppo, nel senso che la gente gira un po' meno rispetto ai giorni scorsi, però c'è anche un livello di allarme, insomma, secondo me, minore rispetto all'Italia. Accennavo poco fa al problema dei dati. Dunque, il primo problema riguarda proprio il dato sui contagiati, perché l'Istituto Koch tutte le mattine lo aggiorna, stamattina erano 6.000, ma lo stesso presidente dell'istituto, Lothar Wieler, ha detto potrebbero essere di più. E il pomeriggio la DPA, la principale agenzia di stampa tedesca, spesso calcola il numero totale degli infetti mettendo insieme i dati che vengono dalle regioni, dai Land, e spesso è molto, ma molto più alto di quello dell'istituto Koch. Quindi abbiamo già anzitutto un problema sui contagiati totali, che riguarda proprio il conteggio quotidiano. Il secondo problema riguarda i famosi tamponi, su cui io sto cercando di avere informazioni da 3 settimane. Le prime 2 settimane sono riuscita né dal governo a avere risposte su questo e né dall'Istituto Koch, che è l'istituto governativo demandato a centralizzare i dati e che pubblica abbastanza regolarmente, per esempio, i dati sull'influenza in Germania. Però non riesce a darmi una risposta su questo. Gli unici che l'hanno fornite finora è questa associazione di casse mutue tedesche che aveva detto una settimana fa che erano state 50.000 più o meno nella settimana successiva. Adesso ho di nuovo chiesto quante sono state nella settimana che è appena finita, insomma. Quindi c'è un problema a mettere insieme questi dati perché la Germania, l'abbiamo detto, è un sistema pubblico-privato, però lo stesso ministro della Sanità, su mia domanda, ha ammesso che è un problema. Jens Spahn ha detto anch'io vorrei centralizzarli perché così potremmo anche dare naturalmente il numero di quelli che sono risultati negativi, no? Quindi una buona Certo. notizia. Ma stiamo parlando di una domanda che gli ho fatto 10 giorni fa e ancora non sono riuscita a centralizzarli. L'Istituto Koch, peraltro, ha detto che ovviamente il numero dei malati gravi crescerà. Perché in Germania c'è questa famosa anomalia di pochissimi morti a fronte di appunto 6-7 mila Sì. contagiati, Sì. 20 morti, sono un numero totalmente ridicolo se si pensa anzitutto all'Italia ma anche ad altri paesi. E qui ci sono varie ipotesi che riguardano uno il luogo in cui appunto si è diffuso il contagio, che in Italia lo sappiamo, sono stati molto gli ospedali, no? Certo. Dove ci sono anche più persone anziane, più persone in situazioni già, insomma, pericolose, Deboli, esatto, deboli fragili. con dei malori, delle malattie pregresse. Pregresse. In Germania sappiamo che il virus si è diffuso in Baviera e poi è tornato, diciamo, molto, lo ha detto oggi il ministro della Sanità Spahn. Adesso è legato moltissimo a gente che è tornata, spesso su famiglie con figli, dalle vacanze in Tirolo, in Sud Tirolo, quindi in Italia, in Austria, in Svizzera, le vacanze perché sono state appena le vacanze, la settimana bianca, diciamo. Quindi E famiglie più questo, giovani con più bambini, forse un'età media anche più forse sì. bassa. E qui naturalmente la domanda, anche qui si comincia a discutere dell'opportunità di
fare test più a tappeto, perché adesso in Germania ci sono delle regole che sono quelle dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che si fanno i test a chi ha sintomi ed è stato in contatto con qualcuno oppure viene da una zona a rischio, ma ci sono ormai molti scienziati che dicono che bisognerebbe fare come in Corea del Sud, dove si sono fatti i tamponi a tappeto, no? E si è fermato tutto, ma forse ormai è troppo tardi per tutti in Europa. In Corea del Sud hanno anticipato tutto, cosa che Sì. noi non abbiamo fatto. Grazie a Tonia Mastrobuoni, buon lavoro. Ad Anais chiedo un'ultima cosa perché abbiamo visto immagini, video con gente che, non dico assaltava i treni come da noi, ma parecchia voglia di andarsene, di prendere treni e di spostarsi all'ultimo minuto. È così? Avete una misura di questa grande fuga, di questi spostamenti? È una situazione simile a quello che è accaduto in Italia? Sì, assolutamente. Ma io nel mio piccolo conosco varie persone che vivono a Parigi che hanno deciso di partire già da ieri mattina, ieri pomeriggio, quando si è cominciata a diffondere la voce che appunto Macron avrebbe parlato ai francesi, che quello che avrebbe annunciato era il confinamento. Ci sono state molte persone che conosco che hanno deciso di partire e le scene sono appunto di questi piccoli esodi, ma insomma abbastanza impressionanti, di persone che vanno verso la Gare Montparnasse, che è la stazione ferroviaria che porta verso la Bretagna o verso l'ovest, la regione di Bordeaux, o la Gare de Lyon, che è la stazione ferroviaria di Parigi da dove si parte per il sud. E sono persone che spiegano che non vogliono ritrovarsi chiuse in un appartamento nella capitale, temono che gli ospedali della capitale non ce la facciano a ricoverare tutti i malati gravi, quindi hanno speranza, perché a differenza, diciamo, dell'Italia, qui comunque c'è un sistema sanitario che intanto è statale, centralizzato, e gli ospedali, diciamo, sono teoricamente, insomma, tutte le regioni abbastanza attrezzate, non c'è una disparità regionale come possiamo conoscere in Italia tra l'estremo sud e il nord. Detto che appunto anche il nord poi si è ritrovato in difficoltà, ma comunque insomma qui diciamo i francesi partono per altre regioni pensando che comunque gli ospedali saranno attrezzati o forse addirittura meglio attrezzati dell'Île-de-France, la regione intorno a Parigi che in questo momento ha già molti casi e molti ricoverati gravi e di altre regioni come dicevamo prima l'Alsazia. Quindi c'è questo fenomeno assolutamente. Qui è stato un po' più forse ordinato nel senso che le scene che abbiamo visto in Italia sono state fatte praticamente nel giro di poche ore, qui è diluito nell'arco di 24 ore, una giornata più o meno. Però assolutamente ci rendiamo conto che forse in questa fase, con questo famoso ritardo, però le persone reagiscono un po' allo stesso modo, i francesi reagiscono un po' come gli italiani, con i supermercati che si sono svuotati, l'idea di Certo. scappare quando ci si deve confinare in casa, l'idea di infrangere anche un pochino le regole, come adesso già appunto dicevamo il modulo, ci sono quelli che cercano nelle pieghe del modulo. Insomma, da questo punto di vista non siamo poi così lontani nelle reazioni istintive. Tra l'altro Macron ai suoi 35 milioni di francesi ha detto che verranno dispiegati 100.000 poliziotti, no? Questo l'ha detto il suo ministro dell'Interno, quindi adesso è soft, ma forse questi 100.000 poliziotti poi arriveranno a controllare o tu pensi che comunque i Allora, francesi... adesso appunto io sono uscita e posso dirvi che non c'è polizia in giro. Il ministro dell'Interno che ha parlato, che ieri sera dopo Macron è quello che ha spiegato tecnicamente le nuove regole, il modulo, tutto, insomma, le sanzioni. Ricordiamo anche qua che la sanzione, per esempio, al momento è più bassa che in Italia, sono da 38 a 135 euro. Però il ministro dell'Interno comunque ha detto che appunto dispiegherà 100.000 poliziotti nei prossimi giorni, nelle prossime ore, e che vuole che le regole siano applicate e addirittura lui spera che la Francia sia il paese dove si applicherà in modo più severo questo confinamento. È un confinamento, diciamo, ricordiamo anche al momento di 15 giorni, è quello che ha detto Macron, però lo stesso Macron ha detto non sappiamo quanto durerà l'epidemia, quando riusciremo a frenarla, quindi insomma si capisce che i 15 giorni poi potranno essere in qualche Prorogati. modo prorogati e quindi credo che in queste prossime ore quello che ha detto il Ministero dell'Interno è che le persone fermate non ci saranno multe, ma quello che chiamano pedagogia, cioè l'idea di spiegare alle persone che infrangono le regole insomma, perché è così importante rispettarle. Sicuramente poi nei prossimi giorni invece scatteranno le multe. Ovviamente questo è un paese, dobbiamo sottolinearlo, che fino a qualche giorno fa, cioè fino a qualche settimana fa,
aveva dei cortei che manifestavano contro il governo, un anno fa aveva i gilet gialli che manifestavano contro Macron e contro il governo. È un paese, diciamo, socialmente esplosivo, quindi un po' di preoccupazione credo sia nel governo sia in generale in chi conosce questo paese su come possono reagire i francesi, come possono reagire per esempio le banlieue, dove sappiamo la situazione è sempre sull'orlo di una rivolta. C'è un po' di questo tipo di preoccupazione. La Francia non è, è diversa dall'Italia e su questo appunto si vedrà nei prossimi giorni come, quale sarà, diciamo, l'equilibrio che si trova. Anaïs, grazie. Adesso invece andrei a Bruxelles perché ci sono notizie importanti economiche, innanzitutto dal cuore dell'Europa. Allora, Alberto D'Argenio, Bruxelles investe contro il coronavirus, anzi investe a favore dell'economia in crisi per coronavirus. Spiegaci tutto. Sì, ciao, buongiorno a tutti. Sì, allora diciamo che in questo momento siamo nella fase del contenimento dei danni economici del coronavirus. Venerdì scorso Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, ha proposto un pacchetto che è rivoluzionario perché in pochissimi giorni il Presidente ha fatto piazza pulita del patto di stabilità, del tetto del 3% di deficit e delle norme antitrust sugli aiuti di Stato. Questo pacchetto è stato approvato ieri dall'Eurogruppo, quindi dai ministri delle finanze della zona euro, senza che i nordici rigoristi abbiano avuto alcunché da dire. Quindi nella sostanza i governi possono spendere in modo praticamente illimitato per rispondere all'emergenza, quindi per sostenere i sistemi sanitari, per misure di carattere sociale e a sostegno delle imprese, così come appunto potranno quindi sforare il 3%, fare deficit, così come potranno salvare direttamente delle imprese o dei settori con aiuti di Stato normalmente, diciamo, incompatibili. Quindi la prima fase è stata molto rapida di risposta, però è chiaro a tutti che questo non basta per due ragioni. Primo, perché la crisi economica che si sta aprendo nell'Eurozona sarà drammatica, ci vorrà molto di più per contrastarla, e poi perché per quanto i paesi possano far salire il deficit del debito, alcuni paesi come l'Italia più di tanto non possono spingersi, quindi ci vorrà un sostegno europeo e soprattutto sarà necessario che queste spese poi non portino, diciamo, a un commissariamento o a una troica nel futuro, tra uno o due anni, perché su questa partita, se così fosse veramente, l'Europa rischierebbe di perdere pezzi, e qui si stanno iniziando a rendere conto a Bruxelles che si stanno giocando la permanenza dell'Italia in Europa. Quindi nei prossimi giorni sono attese nuove decisioni e nuove misure molto drastiche appunto a sostegno dei paesi. Freschissimi questi 500.000 euro di aiuti diretti alle imprese o garanzie per i prestiti. Sì, è quanto ti dicevo prima, sono la deroga agli aiuti di Stato, alle norme di aiuti di Stato, poi si potranno aiutare anche veri e propri settori, e peraltro rientra l'Italia in questa possibilità di deroga. All'Italia che è sotto inchiesta per aiuti di Stato illegali, ovvero i tre prestiti ponti che gli ultimi due governi hanno concesso alla compagnia negli ultimi due anni. Ecco, ciò nonostante, in questo momento il governo potrà dare altri prestiti o nazionalizzare la compagnia. Alberto, dici anche di Schengen. Allora, l'Europa è chiusa all'esterno, però internamente si può girare? No, questo è quello che vorrebbe ottenere la Commissione. Allora, per ora 7-8 paesi hanno chiuso in modo diverso le frontiere, comunque hanno ripristinato i controlli alle frontiere, di fatto sospendendo Schengen. La Commissione ha approvato questa mossa ad effetto di chiudere i confini esterni dell'Unione Europea, quindi non far passare più nessuno, in modo tale da cercare di tenere aperti quelli interni. Però ancora una volta l'egoismo e le risposte non coordinate di diversi paesi, guardiamo soprattutto ai Visegrad, ai nordici, ma anche la Germania ha chiuso quasi tutte le sue frontiere, ecco, hanno praticamente fatto uno spezzatino di Schengen. Quindi la Commissione sta disperatamente provando a ripristinare un po' di ordine, dicendo va bene i controlli sanitari sulle persone, ma per favore fate passare le merci
il cibo e le medicine. Questo perché appunto cibo e medicine è ovvio, in una situazione del genere i paesi devono potersi scambiare materiali di prima necessità e le merci, perché già con una crisi economica enorme che sta arrivando, bloccare anche la libera circolazione delle merci l'aggraverebbe. Tuttavia questo sforzo che sta facendo la Commissione europea finora, che ha presentato proprio delle linee guida in merito ai governi, finora non sembra avere successo, anche perché ad esempio proprio ieri sera la Spagna ha chiuso tutto. È la Spagna che sta Schengen vivendo il momento vittima. Peggiore, ci assomiglia molto alla Spagna. La Spagna si sta avvicinando, sì, all'Italia. Sì. 30 giorni restano chiusi i confini, tu pensi che questa cosa potrebbe essere allungata? Probabilmente sì. Ormai non possiamo prevedere niente, ma che in 30 giorni ci liberiamo. 30 giorni non sembrano realistici, anche perché se consideriamo che il resto d'Europa è indietro rispetto all'Italia, 30 giorni probabilmente non saranno sufficienti nemmeno nella più rosea delle possibilità. Alberto, grazie, buon lavoro. Grazie. E adesso andiamo a Londra, dove c'è Enrico Franceschini. E Enrico, anche Boris Johnson alla fine ha dovuto accettare che il coronavirus c'è e che bisogna prendere delle misure. Che misure ha annunciato? Dici tutto. Beh, innanzitutto Boris Johnson non negava che il coronavirus ci fosse fin dall'inizio, ha detto sarà probabilmente la crisi, l'epidemia peggiore della nostra storia. Semplicemente aveva adottato una linea differente, forse più pragmatica, forse più simile alle tradizioni di questo paese, di sopportare il dolore, vogliamo dire così, e poi ha dovuto cambiarla quando si è reso conto che i letti in ospedale rischiavano di riempirsi troppo in fretta e che tutto sarebbe andato in tilt. Quindi ieri sera ha cominciato a avvicinare la Gran Bretagna paradossalmente all'Europa da cui è uscito pochi mesi fa, almeno formalmente, con la Brexit. In che modo? Le misure sono sostanzialmente due o tre: esortazione, forte raccomandazione alla popolazione a non andare più in ristoranti, pub, luoghi pubblici di ogni genere, e poi l'invito a lavorare da casa per chiunque può farlo, e sempre la raccomandazione che se in una famiglia qualcuno ha la tosse o qualche grado di febbre, tutti i membri della famiglia devono rimanere in casa, in autoisolamento, in pratica in quarantena, per almeno 2 settimane. L'effetto si vede già visibilmente. Stamattina, uscendo di casa, ho visto nel mio quartiere molte meno persone in giro, i caffè quasi deserti, traffico più sporadico. Pensate che soltanto se un quinto della popolazione di Londra non prende più la metropolitana per andare al lavoro e lavora da casa, significa 1 milione di persone, di passeggeri in meno al giorno, ma forse anche di più. Ecco, forse anche erano i numeri che spingevano a valutazioni differenti. C'è stato questo primo annuncio, no, che ha scioccato un po' tutta l'Europa, compresi gli inglesi, compresi gli italiani in particolare che abitano in Gran Bretagna, sull'immunità di gregge. Ci vuoi spiegare che cosa in realtà era stato detto in merito a questa immunità di gregge alternativa alle misure e che cosa oggi, insomma, dicono i vostri epidemiologi? Ma appunto, premettendo che io non sono un epidemiologo, quindi non sono uno specialista della materia, diciamo che non come annuncio ufficiale, ma in un'intervista, non Johnson, ma il suo consigliere scientifico, ha detto che si trattava di sviluppare per resistere al virus una immunità di gregge, cioè bisognava che la maggioranza della popolazione, 60, 70, 80%, si ammalasse, e siccome la maggioranza si sa che si ammala di questa malattia in forma lieve, alcuni senza nemmeno rendersene conto, questo avrebbe creato poco per volta un'immunità in attesa del vaccino, che ancora non c'è. Numerosi scienziati hanno detto che le cose non stanno così, specialmente davanti a una malattia, a un virus che non è conosciuto. E dicevo, uno studio dell'Imperial College, secondo quello che dicono i giornali oggi, ha messo in allarme, ha fatto capire che seguire questa strada di contenimento graduale
eventuale, senza misure molto forti, avrebbe portato forse a 250.000 morti nel giro di un anno. E quindi la virata verso misure analoghe a quelle italiane, è vero, le scuole sono formalmente ancora aperte, ma molte hanno chiuso autonomamente, molta gente, chi può, tiene i bambini a casa. Un dato su questo che ho letto su un giornale, sulla ritrosia a chiudere le scuole: il 30% di infermieri e infermiere hanno bambini piccoli a scuola, e se questi dovessero stare a casa per badare ai loro figli, la sanità pubblica britannica andrebbe in tilt. Ma in ogni modo, senza ancora dare ordini, che forse arriveranno per le scuole e anche per il lockdown, per rimanere chiusi in casa, la Gran Bretagna si sta avvicinando alle nostre misure, si sta avvicinando all'Europa. Ho fatto un blog stamattina raccontando che qui nel mio quartiere, sapete, Londra è divisa in 30 municipalità, nel mio municipio stamattina hanno issato la bandiera italiana, quasi un modo di dire siamo tutti nella stessa barca. Pazzesco, pazzesco. Senti, quanto durerà? Tu mi hai detto che avete degli epidemiologi che fanno previsioni. Sì, e questa durerà, dicono i giornali, dicono gli esperti, molto a lungo, e questa è una delle ragioni per cui inizialmente il governo britannico aveva scelto questa via, diciamo così, pragmatica, soft, del contenimento attraverso una presunta immunità di gregge. Cioè, è vero, adesso noi tutti speriamo in Italia, come qua, che con un lockdown ordinato o meno, fra qualche settimana, un mese, due mesi, tutto torni alla normalità. Dicono vari scienziati che così non sarà, che sarà necessario avere una quarantena molto più lunga, che sarà necessario tutelarsi contro la possibilità che il virus torni fuori, e tutti stanno a vedere che cosa succederà in Cina, Wuhan, dove sì, non ci sono più contagi, ma perché la gente ancora rimane al sicuro chiusa in casa. Quando tornerà la vita come prima, ricomincerà il virus? Insomma, alcuni dicono che potrebbe volerci un anno e mezzo per un ritorno alla vera normalità, alla normalità a cui eravamo abituati prima, che ormai col passare dei giorni sembra una chimera sempre più lontana, il momento in cui continueremo, riprenderemo a baciarci quando ci incontriamo per strada, stringerci la mano, non avere più paura di questo nemico invisibile. Ed è per questo che il governo britannico cercava di ritardare il momento della chiusura, perché, come dicono oggi alcuni scienziati, la chiusura a questo punto è necessaria, chiudersi, interrompere le attività è necessaria, ma ci sono due problemi. Il primo è l'enorme danno economico, certo. Lo stiamo vedendo in Italia, c'è bisogno di aiuti, lo stiamo vedendo negli altri paesi. E non avrete gli aiuti europei? Qui non avranno gli aiuti europei, esattamente, e infatti il governo oggi annuncerà un pacchetto di leggi e di misure speciali a sostegno soprattutto delle piccole imprese. Ma il danno è comunque enorme e si teme una recessione molto peggiore di quella del 2008 provocata dal crack finanziario. Quindi si può morire o ammalarsi di coronavirus, ma si muore o si sta molto male anche di disoccupazione e di fame. E questo è il primo problema. Il secondo è che se una volta iniziato la chiusura non si sa esattamente quando la chiave girerà dall'altra parte e torneremo fuori da questa cosa. Per cui è una decisione, un dilemma effettivamente non semplice. Confusioni, errori, Boris Johnson ne ha fatti anche altri governi. All'inizio anche il lockdown dell'Italia o di altri paesi è stato criticato, e vediamo che con la fuga da Parigi, in un certo senso, tutto il mondo è paese in queste cose. E bisogna cercare di aiutarsi ogni paese l'uno con l'altro, e ogni paese studia gli esempi degli altri per capire cosa fare. Non è, voglio dire, Boris Johnson è un leader che ha fatto tanti strafalcioni, è stato chiamato un clown giustamente tante volte. Sicuramente non è sua intenzione decimare la popolazione britannica per riuscire a contenere il virus. Ecco, anche lui è alle prese con un problema senza precedenti. Grazie Enrico, grazie ai nostri corrispondenti, e continuate a seguire dati e aggiornamenti sull'epidemia sul nostro sito e sul nostro giornale. Grazie.